Leggo su professionecheporter.eu, anonimo, ma insomma, Andrea Garibaldi, Vittorio Roidi, vediamo, Roidi, perdono. Garibaldi, Alberto Ferrigo, Raffaele Fiengo, Gian Piero Gramaglia, Vittorio Roidi. Garibaldi direttore. O Roidi, Vittorio Roidi. Mi scuseranno. Allora. Francesco Gaetano, Caltagirone con Azzurro. Quindi Barbano ha chiesto un aumento di pagina. Ha cominciato a scrivere fondi da sociologo per stato giornalismo di idee liberali. Così come quando ero direttore del Mattino non fu tenero con il governo giallo-verde, Lega più 5 Stelle. Qui ora non ha mostrato simpatie per certe derive sovraniste del governo in carica. Inoltre ha provato le parole del presidente Mattarella sulla sovranità europea. Fatto un comunicato. Viene inoltre raccontato
Viene inoltre raccontato una brutta telefonata di Caltagirone a Verbano, a causa di un titolino alle pagine di economia, telefonata nella quale Verbano ha chiesto di non avere nemmeno i toni e il rispetto personale. È stato proprio l'ingegnere pure Verbano. Da Luca Zullo. Da Mario Secchi, addirittura. Mentre Azzurra avrebbe voluto proprio Boffo, vice direttore, nominato al posto di Verbano. Eh sì. Fino a 10 giugno, immagino. No, fino a 10 gennaio, ovviamente. L'uscita del giornale senza firme, sino a 10 giugno. Ed ecco allora, veniva da riformista, dove è stato poco un mese, troppe collaborazioni esterne al suo ruolo di direttore. Beh, al Corriere dello Sport ne aveva tante da manteneva, evidentemente. Inserimento di firme non concordate nel quotidiano, una linea non gradita dal direttore. No.